Attraversò con il sorriso della fede gli anni bui delle dittature. Il cardinale Joseph Beran testimoniò con la sua vita che se si è in comunione con Dio si può attraversare cantando anche la persecuzione. Era nato in Boemia nel 1888, direttore del seminario di Praga e professore all'Università Carolina, disobbedendo alle direttive dei nazisti di non usare il ceco in pubblico, celebrò una messa per gli ufficiali prigionieri della Gestapo nella sua lingua. Per questo fu internato prima a Terezin e poi a Dachau per 3 anni, fino alla liberazione nel 1945. Sorrideva a tutti, incoraggiava tutti, ma ogni sera, nella baracca 26, che era riservata ai sacerdoti, Berane la sera si inginocchiava davanti a tutti e in silenzio pregava, diceva il breviario, come se fosse in una cattedrale. La sorgente della sua serenità era quella preghiera, la comunione con Dio. Finita la guerra, si operò per contrastare il governo liberticida e conobbe le carceri del regime comunista. Fu ordinato ai cattolici di dimenticarlo e gli venne negato ogni contatto con l'esterno. Il 4 ottobre del 1963, dopo una serie di estenuanti trattative con il Vaticano, Monsignor Beran venne liberato. Creato cardinale da Paolo VI, partecipò al concilio. Morì da esule a Roma nel 1969 e fu sepolto nelle grotte vaticane, ricevendo così un privilegio destinato esclusivamente ai papi. Ora torna nella sua Praga.